Vorrei chiamare il pacco Alessandro Zan. Ti sorprende? Mi piace il cioccolato. Il cioccolato al latte bianco. Ma preferisco il nero. Vedete, questa è una roccia di Prati che Prati ha indossato pochi giorni fa. Davvero? Voglio regalare il mio orologio di Prada a Alessandro, così sarai tu a tenere i tempi e a portare avanti il tuo DJ. Ok? Realizzarsi, quindi Milano ha avuto la centralità che non deve perdere, che non può perdere. Siamo passati nel decennio degli anni 80 dove abbiamo dovuto foto, dice alguma coisa, fala. Buongiorno, buonasera, grazie per il nostro giorno di entrata a Milano. Bacio. Dicendo che noi ci siamo e che il tempo è scaduto e che quindi ora si deve andare in due scuole diverse. Questo si chiama turismo omofobico. Significa immaginare, significa pensare, significa non rispettare un altro semplicemente perché è pensiero diverso. Allora dobbiamo pensare a niente della legge. Alessandro non sia la legge di tutti noi, non si arriva. Non ricordo quanto tempo siamo con te. Ma quanto ti amo! Le mie
la vita privata delle donne e la loro reputazione per colpirne la loro carriera e la loro vita pubblica, per lanciare da Milano un messaggio di speranza, perché noi meritiamo di vivere in un paese migliore, con molti colori, con la voglia di rendere questo paese più civile. Lo vogliamo dirlo ai razzisti, agli omofobi, a quelli che discriminano in questo paese, che voi siete la parte migliore del paese, siete il futuro dell'Italia. Per cui grazie.